Oggi quindi alleniamo l'occhio. Ok, pratica batte grammatica. Questa pratica equivale a 6 ore di lettura di un testo odontoiatrico. Ok, basta, aprimi le foto e spiegamelo, fammelo vedere. La pratica con l'occhio è quello che farà il tecnico buono, non teoria, 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 teoria. Si impara a guidare con la pratica, non a scuola guida, attendendo le lezioni. Questi sono denti che ha fatto Concetto, mio precisissimo assistente. Questi li ha fatti una donna. Vittoria si chiama. Cosa vedete di diverso? Sono denti. C'è il bianco, c'è il rosa, ci sono le forme, gli incisivi sono più grandi, i laterali sono più piccoli, quelli, sì, ma la foto, quella è fatta bene, dai, è solo la foto, questione di fotocamera. Guardiamo la gengiva, quello è un monocolore, qua c'ho delle zone arancio chiaro e arancio scuro, rosso quasi. C'è una tridimensionalità dei denti, sono 3D, appaiono gli spazi tra i denti. L'anno, questi sono denti che ha fatto Concetto. La gengiva è un po' finta, però sono denti anche quelli. Ok, ogni cane ha il suo padrone, così dice il detto, no? Ci sono anche persone che gli piacciono questi. Questi sono belli, fatti da Concetto. Questi sono quelli che facciamo noi. Molto più dettagliati. Ok, cos'è che manca qua? È tutto piano, tutto liscio, sembra i denti di un ruminante. Lì ci sono invece le scanalature, le montagne, i solchi. Triturano, funzionano quelli. Questi sono già a fine vita, ma sono nuovi, glieli sta appena mettendo, già consumati. La gengiva è un rosa pallido. Questi come sono? Belli o brutti? Brutti. Vedete, ancora non siete allenati. Gli incisivi sono molto rettangolari, ok? Come vedremo dopo, il punto più alto della gengiva si chiama zenith. Il punto più alto della gengiva, lo zenith, non deve mai stare in centro, ma deve essere qui. Come per esempio qua su questo incisivo laterale. Sono molto lunghi, c'è la lunghezza che ha un rapporto superiore rispetto alla larghezza. Troppo, troppo lunghi. Questi sono all'Alberto Sordi, i dentoni. Ok, ora che ve l'ho detto, però lo sapete, lo percepite. Però se non lo sapete, sono ok, vanno bene. Quanto costa una pizza in Italia, mediamente? 12 euro, 7, 8. 7-8 euro. Ok, 7-8 euro. Questi sono denti in metalloceramica, non c'è tridimensionalità, sono tutti piatti, gialli, monocolore, come le piastrelle del bagno. Questi sono i perni che si usano per incollare i denti. Questi sono denti in ceramica incollati, triangolari, lunghissimi, gli incisivi laterali sono addirittura più alti, lo zenith è addirittura più in alto dell'incisivo centrale. Estremamente lunghi. Questo è storto da questo è più sottile di questo. Questo è dritto, quest'asse invece va verso destra, verso l'esterno. Sono asimmetrici. La gengiva è un monocolore, sembra gli sia attaccata la gomma Big Bubble sopra. E non c'è opalescenza, però sono denti. Masticano. Questi sono i nostri, lì di fianco. Che differenze vediamo qua? La gengiva è più dettagliata, texture di superficie, la pelle dei denti fa riflettere in maniera diversa la luce, c'è l'alone incisale, trasparenza, che qua non c'è, questo è un monocolore, la superficie non c'è, non è mai stata definita la superficie qua, è stato messo solamente ceramica, come se fosse un pezzo di vetro, senza poi la lavorazione finale. Quando io faccio i paragoni, l'occhio vostro ora inizia ad allenarsi. Si sta piano piano iniziando ad allenare.
ma devo fare i paragoni per farla allenare. Questa è la gengiva. Notate, ci vogliono 3 ore per fare la gengiva e modificarla. Notate la linea netta qua di demarcazione delle parabole gengivali. Qua va a sparire, non c'è una definizione. Questi sono denti in resina, plastica. Quelli sono denti che vorrei in bocca, o che farei a mio fratello, o mio padre, gli farei quei denti, non gli farei questi. Questi se li voglio male, però sono denti, anche questi. Quali si romperanno? Tutte e due, però questi devi tirare un po' di più. Questa è plastica morbida, si rompe, però sono denti. Guardate la lavorazione della gengiva qua. Qua è più bombata, qua è convessa, qui è tutta una roba unica. Questo è il livello di dettaglio. Gli incisivi centrali sono più grandi degli incisivi laterali, sempre. Nelle donne più sono grandi gli incisivi centrali e più sono sensuali, come gli occhi e le labbra. Uguale. Gli incisivi centrali devono essere dominanti in una donna. Se sono piccoli o hanno la stessa dimensione di questi, appare un pianoforte, sono tutti uguali. Quello sorride e dice, quello c'ha la dentiera. Perché? Perché sono tutti uguali. Questi sono dei denti metalloceramica che non si fanno più, cioè si fanno ancora oggi. I denti metalloceramica noi non li facciamo più perché è molto limitante lavorare in metalloceramica. Questi sono dei denti che hanno un livello di dettaglio della gengiva elevato e anche di texture di superficie dei singoli denti. Il rapporto altezza-larghezza non è scelto a mano, ma è scelto dal computer, dove noi possiamo inserire esattamente i rapporti che vogliamo di perfezione. Una parte la facciamo roboticamente della produzione, perché il robot, a differenza dell'uomo, non si stanca. Quello che disegniamo nel computer lo riproduce esattamente come l'abbiamo, e non bisticcia con la moglie, il robot. Tutti i giorni lavora bene, non un giorno sì, un giorno no. E la parte finale, poi, il dettaglio, lo andiamo a rifinire a mano. La texture, per esempio, il colore. Questi sono dei denti monocolore, piastrelle del bagno. Vedete la superficie, non ci sono quelle venature dei denti naturali. Questi sono fatti in ceramica di fretta. Non volevano perdere troppo tempo a fare i colori corretti. Vediamo dei denti fissi ad alta risoluzione verso dei denti fissi, io li chiamo a bassa risoluzione. Questi sono denti ad alta risoluzione, questi sono a bassa risoluzione. Questi sono quelli a bassa risoluzione. Questi sono quelli ad alta risoluzione. Questa è la differenza. Ma sono sempre denti, tutte e due. Quello di imperfezione che dicevo prima. Quindi quanto costa sta pizza in Italia? 20 euro sta pizza. Questa è quella della Eurospin. Poi c'è anche questa pizza. La vuole dare. Questa è la differenza. Trovi anche pizza a 1 euro. Ci sono le pizze a 1 euro, ci sono, ma è pizza quella. Hanno la corona che è quella. Capite la texture di superficie? Ok. Qua davanti, un po' più su, ha aperto pizzeria da Michele, la famosa pizzeria di Napoli. Ok, se vi capita un giorno provatela, fanno la pizza così, è buona. Sono esperta. Non è male. Se io vengo in Italia, la vorrei mangiare una pizza. Anche all'estero inizia a trovare quelle pizze ora, Si iniziano già a trovare le pizze così, ma se no, prima erano così. Questi denti sono proiettati in avanti. Questi hanno delle parabole qua alta, qua bassa. Questo è enorme, questo è piccolo. Questo è grosso, questo è magro. Tutto storto questo sorriso. Quello è un sorriso armonioso, simmetrico. Questa gli stanno... Sibila questa. Gli volano i denti tra un po'. Questa è come non va fatta una protesi.
Cosa succede se un paziente gli metto una protesi così in bocca e mangia? Il cibo dove va? Dentro. E poi la fiatella, nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi si infettano gli impianti. Questa paziente ha perduto tutti gli impianti. Per quale motivo? Perché gli impianti erano messi male? No, perché la protesi era fatta male. La protesi deve essere convessa, facile da pulire, autodetergibile. Può essere passato il filo, è lucidata con la spugnetta del filo. Questi sono piccoli dettagli che poi fanno la qualità della pizza. Ma chi lo sa, questo è un tecnico? O il tecnico non lo sapeva lì, perché avrebbe interrotto il lavoro e detto al tecnico: qua è meglio che non andiamo avanti. Questo è quello che succede. È giusto che vi faccia vedere queste immagini, anche se sono un po' traumatiche, dopo ce ne saranno di peggio. Questo è come non va fatta, ok? Va. Questa è roba che fa perdere gli impianti, fa venire le infezioni, quelle sangue vicino agli impianti. Qua è sangue, questa pure, tutta edematosa questa zona, cioè edema, infezione. Questi sono dei denti che non hanno tridimensionalità, gli incisivi sono tutti quadrati, piatti. Questo ha una innaturale bombatura qui, questi sembrano fatti da un bambino, ok, ma sono denti. Anche quello. Questi sono un incisivo laterale proiettato in avanti, questo non c'entra nulla con questo, proprio nulla, come pure i canini. Gli assi di questi canini sono storti. Questi sono troppo bianchi, sembra un africano in galleria. Ok. Delle volte si sbaglia la tonalità di bianco. Ok, normalmente i denti non sono bianchi, ok, sono giallini, color avorio, madreperla, il massimo del bianco, ma non può essere bianco. Ecco, questi sono storti invece. Abbiamo fatto la foto di lato così non si vedeva, che erano troppo storti. Ok, quello è bianco corretto che va in una bocca, tenendo conto poi anche della carnagione. Sono proprio storti questi, non erano fotografati di lato. Questi sono degli abbozzi di denti disegnati da un bambino